tante le proposte per questa estate che inizia, si sa, l'estate è la stagione forse in cui si legge di più, in cui si scoprono le sfumature della letteratura. Le proposte di Segnalibro di questa sera spaziano dalla realtà concreta di un mondo che si sta riscoprendo, come l'agricoltura, alla letteratura classica, però scoprendo il volto del sommo poeta che è Dante Alighieri. Questo però tanto altro, come di consueto in Segnalibro siamo nella libreria Mondadori di Cosenza e cominciamo con il nostro sommario. A volte capita di trovare tra gli scaffali dei libri davvero divertenti, è il caso di questo libro, Non ho fatto i compiti perché. Questo libro va usato in tutte quelle situazioni in cui non sappiamo perché non abbiamo fatto i compiti. Capita spesso e allora è divertente scoprire le illustrazioni ma anche le didascalie. E allora arrivano gli alieni? Ci sono stati i vichinghi? Probabilmente tante volte ci è capitato di non aver fatto i compiti. Proviamo a divertirci scoprendo anche delle situazioni che sono più grandi di quelle che noi avevamo immaginato. Allora, perché non hai fatto i compiti? Non ho fatto i compiti perché sono stato rapito da un UFO. Avevamo finito la legna per il fuoco, così ho dovuto sacrificare i miei quaderni per riscaldarci. Di questa straordinaria scrittrice inglese Virginia Woolf abbiamo più volte parlato durante i nostri viaggi nei classici, ma a me piace questa scrittrice e mi piace riproporvela. È una scrittrice che ha dominato il panorama culturale del Novecento inglese per il suo modo di scrivere innovativo, sperimentale, la ricerca formale, i temi che sorprendono. Tra le sue opere più importanti ricordiamo la Signora Dalloway, ricordiamo Orlando, ricordiamo anche il piccolo capolavoro Una stanza tutta per sé. Oggi voglio proporvi invece questo romanzo, piccolo ma grande nei suoi contenuti, che ha come titolo Al faro, ed è un romanzo che potremmo definire catartico, liberatorio, perché all'interno di queste pagine l'autrice riesce a superare un dramma della sua esistenza di adolescente, di giovane, il conflitto tra la madre, che era particolarmente permissiva e diceva sì, si può andare al faro, e invece il padre, che era restrittivo, violento, diceva sempre no, non si può andare al faro. Quindi il faro diventa una sorta di punto che unisce il padre e la madre dell'autrice. Ma proprio in questo ripercorrere lentamente, anche in maniera sofferta, questo faro, che l'autrice riesce a seppellire i suoi incubi, i suoi fantasmi, e noi lettori riusciamo a farlo con lei. Quindi vi invito a leggere Al faro di Virginia Woolf. Tale era la complessità delle cose. Ciò che le accadeva, in particolare quando stava dai Ramsay, era di provare insieme due sentimenti violentemente opposti. Questo lo sentite voi, questo lo sento io, e i due insieme battagliavano nella sua testa, come adesso. È così bello, così eccitante l'amore, che al suo orlo io tremo e mi offro, contro le mie abitudini, di andare a cercare la spilla sulla spiaggia. Ma è anche la più stupida, la più barbara delle passioni umane, e trasforma un bravo giovane dal profilo di Cammeo, era delicatissimo il profilo di Paul, in un bruto, armato di mazza, eccolo lì che faceva il gradasso, l'insolente, che si agita su e giù per Mile End Road. Il
libro che vi presentiamo stasera è un libro abbastanza noto, a scriverlo l'ex premier Enrico Letta. Il libro si chiama Andare insieme, andare lontano. Il titolo, tratto da un proverbio africano, racchiude quella che è la filosofia e il ragionamento del libro. Un libro che guarda da lontano alla realtà italiana e alla realtà europea. È un libro di analisi, un libro di analisi politica, un libro anche di analisi sui valori e sul cambiamento veloce che la globalizzazione ha imposto anche al nostro paese, ma è un libro che ci riporta anche, ed a questo è dedicato un intero capitolo, al valore delle parole, parole spesso dette a caso, parole che invece incidono nell'anima e sui comportamenti delle persone. Quindi riscoprirne il significato, riscoprire la riflessione prima di parlare, comunque riflettere sul vero obiettivo di un ragionamento, è quello che ci invita a fare questo libro, quindi a ragionare insieme, a percorrere la strada insieme, perché solo insieme si raggiungono degli obiettivi. Questo sostiene Enrico Letta nel libro Andare insieme, andare lontano. Discutiamo da più di un'ora. L'aula magna del liceo è affollata. 300 ragazzi tra i 16 e i 18 anni. Si parla di Europa. Mi piace confrontarmi con i più giovani sull'Unione, provare a ragionare con loro sul perché sia così importante per il futuro e quanto in meglio siano cambiate le nostre vite grazie a essa. Buonasera, questa sera riscopriamo insieme la raccolta ed è subito sera di Salvatore Quasimodo. Salvatore Quasimodo nasce a Modica nel 1901 e viene insignito del Nobel nel 1959. Padre dell'ermetismo, nelle sue poesie la parola, la sintassi, assumono un significato essenziale, priva di legami, se vogliamo logici, e dei nessi classici del verso e della strofa. Al centro della poesia di Quasimodo ritroviamo l'analogia, l'evocazione che la parola ha nel lettore. Ed è subito sera è la raccolta poetica di Quasimodo fino al 1942. Quindi riscopriamo insieme questo padre della poesia italiana, uno dei capisaldi storici della nostra letteratura, non solo poetica, conosciuto a livello mondiale. A te piega il cuore in solitudine, esilio d'oscuri sensi in cui trasmuta ed ama ciò che parve nostro ieri e ora è sepolto nella notte. Se mi cerchi d'aria ti splendono sul volto, ecco, m'appari nel tempo che prima ansia accora e mi fai bianco, tarda la bocca a luce di sorriso. Per averti ti perdo e non mi dolgo, sei bella ancora, ferma in posa dolce di sonno, serenità di morte, estrema gioia. Dante come non lo avete mai conosciuto, io sfido chiunque di voi a svelare, a ricordare il cognome di Beatrice. Beh, leggendo questo libro lo imparerete, e imparerete anche che, lo sapevamo, Beatrice era una donna vera, una donna importante di Firenze e forse una donna anche sfortunata, no Pino? Beh, sfortunata sicuramente, perché basterà leggere il libro di Marco Santagata, come una donna, come donna innamorata, per non solo riconoscere gli elementi particolari di questa relazione tra Dante e Beatrice, ma anche quello che è il contesto sociale, storico, il contesto che ha visto nascere in una dimensione che è una dimensione anche domestica, la famosa commedia, la Divina Commedia, che è punto di riferimento per tutti coloro i quali hanno voglia di rendere musicale il proprio verso.
Come donna innamorata è un libro che racconta la Firenze dei Guelfi e dei Ghibellini, che racconta l'amicizia tra Dante e Guido Cavalcanti, che racconta il rapporto conflittuale del Dante tra le mura domestiche. Sì. E insomma una dimensione molto molto umana del sommo poeta. Sì, e questa è la particolarità del libro di Marco Santagata. Marco Santagata è uno dei dantisti, forse il più conclamato dantista vivente, non a caso dirige e ha curato tutta la parte di quelle edizioni particolari della Mondadori che si chiamano I Meridiani, che riguardano proprio Dante Alighieri e le sue opere. Ma la cosa significativa è che lui è un appassionato romanziere. Ricordo ai nostri telespettatori che è riuscito non per caso a vincere diversi premi, tra cui qualche anno fa anche il premio Campiello. Quindi non solo è un grande studioso, un grande saggista, ma è un grande romanziere, cioè colui il quale riesce sulla base di un dato vero a costruire un artificio, che è un artificio letterario, ma che rende ancora più vera la verità. Chi leggerà questo libro se ne renderà conto. Tra l'altro Marco Santagata è stato proprio ospite della libreria, certo, Mondadori qualche tempo fa, e ci ha aiutato ad entrare nella vita di Dante, nella Firenze del 1300, nella Firenze sul finire anche del 1200, che a tratti significativi e molto simili a quello dei nostri giorni. Guarda, no? Riuscire a portare il sommo poeta, come piace a molti chiamarlo, in una dimensione che è una dimensione domestica, e soprattutto quelle che sono le relazioni che lui vive all'interno di una Firenze così molteplice, dove ci sono i Guelfi, i Bianchi, i Neri, i Ghibellini, dove ci sono tra le famiglie sviluppi conflittuali nelle relazioni. Beh, la difficoltà probabilmente nella lettura della Divina Commedia è proprio riuscire a riconoscere tra i vari fatti alcuni fatti che riguardano quel momento storico. Beh, chi leggerà questo libro, oltre a divertirsi tantissimo nel vedere scrivere la Divina Commedia tra la portata di un primo e di un secondo, come lui descrive molto bene in questo libro, parlo dell'autore, chiaramente avrà anche modo di sapersi orientare in maniera molto 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 più semplice all'interno di questo mondo così variato, che è il mondo in cui Dante ha trovato la possibilità di sviluppare la sua arte. Un poeta che scrive per visioni. E poi ti faccio una domanda, ma se vuoi la lasciamo ai nostri telespettatori: secondo te c'era conflitto tra la moglie di Dante, Gemma Donati, e Beatrice? Ma io credo che il conflitto non potesse esserci, perché la competizione era difficile tra Beatrice, non solo essa stessa raffinata donna di una dimensione a suo modo ancora più raffinata, e Gemma, la moglie di Dante, che era la moglie per antonomasia. Ma chi leggerà il libro avrà modo di farsi una sua opinione, sicuramente più precisa della mia. Come donna innamorata, Marco Santagata. E adesso, cosa avrebbe fatto il poeta di Beatrice? Udiva il rumore dei propri passi, e a ogni passo si chiedeva: e adesso? La domanda martellava, ritmava dal pulsare delle tempie. Guardava a terra e così urtò un passante. Sollevati gli occhi, gli parve di cogliere su quella faccia sconosciuta una sfumatura compassionevole. I fiorentini già la commiseravano? O era una smorfia canzonatoria? E il silenzio di Lapo? Cosa stava provando Lapo Gianni? Rispetto per l'amico addolorato o pietà per il poeta sfiorito ancora in boccio? Buonasera. Il percorso della drammaturgia teatrale dialettale calabrese parte da tempi lontani, ma certamente il più illustre scrittore di poesia e anche dell'aspetto teatrale è Don Nupantu al secolo Domenico Piro di Aprigliano, che visse nel XVII secolo, nel 1600, e visse soltanto 33 anni, ma ebbe una vita artistica molto forte, molto intensa, e lasciò dei segni letterari e di opere molto fondamentali e molto importanti per il proseguo poi
della letteratura in genere, sia di poesia che di teatro, per la nostra Calabria, soprattutto per i casali cosentini. Tant'è vero che poi tutti parlarono della cosiddetta scuola di Aprigliano, cioè della scuola proprio di Don Lupantu, che fondò la cosiddetta scuola dei capulieri, cioè i capulieri, coloro che cercano un pochino di mascherare, di ingannare la realtà. Noi vogliamo fare sentire questa volta di Don Lupantu un sonetto un'opera di teatro che vede il personaggio del poeta, il poeta che deride un po' la propria arte, soprattutto perché non gli ritorna molta ricchezza economica e lamenta questo. Quindi il sonetto dice: Frati ma dicia canumbala loro, cacullu litterato non c'è paro, ma io volessi trovare un tesoro per dire buonanotte a lui raro. Casette savi della Grecia furo e tutte otto de fame creparo, ma si campo una gianno e si un muoro che anch'ieri me fazzo o tavernaro. Ecco, con questo auspicio di Don Lupantu che lamenta il tornaconto di chi si adatta all'arte della letteratura e del poeta, noi per il momento vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Grazie. Amiche e amici di Segnalibro, ben ritrovati e benvenuti all'interno dello spazio che Segnalibro dedica alla classifica dei libri più venduti durante la settimana. Una rubrica che analizziamo grazie ai dati di vendita che ci fornisce la libreria Mondadori di Cosenza, che ci ospita qui nei suoi locali nel cuore della città di Cosenza, in piazza 11 settembre. Andiamo ad analizzare nel dettaglio la nostra classifica, che questa settimana si caratterizza per l'ottima presenza della letteratura italiana. Gli autori italiani, come vedremo, occupano ben 8 delle 10 posizioni, ed è una cosa che ci rende particolarmente felici e orgogliosi. È proprio un autore italiano che apre la classifica al numero 10, il professor Massimo Recalcati, Le mani della madre, Desiderio, fantasmi ed eredità del materno, in questo bel saggio edito dalla Feltrinelli. Prima nuova entrata della settimana, Elena Ferrante, la misteriosa autrice di questa quadrilogia L'amica geniale. L'ultimo capitolo è intitolato Storia della bambina perduta, edito dalla casa editrice EO. Ottavo posto per Camilla Läckberg, la scrittrice svedese, giallista svedese, che torna a scuoterci con un nuovo giallo ambientato in Svezia, Il segreto degli angeli, edito dalla Marsilia, appunto nella collana Giallo Svezia. Posizione numero 7 per il professor Carlo Rovelli, le sue 7 brevi lezioni di fisica, edito dalla Delphi, continuano ad essere un piccolo miracolo, sono ormai da mesi nella classifica, nonostante il tema, la fisica, le leggi della fisica, insomma, siano un po' temute. Posizione numero 6 per un grosso calibro sempre del noir, del thriller, Michael Connelly torna con La scatola nera, una nuova indagine del suo personaggio preferito, il detective Harry Bosch, edito dalla casa editrice PM. Passiamo alla parte alta della classifica, che è interamente made in Italy, a cominciare dalla regina della letteratura italiana, Sveva Casati Modigliani, alla posizione numero 5 con La vigna di Angelica, edito dalla Sperling e Kupfer. Un altro abitué della nostra classifica, Andrea Vitali, torna con il suo nuovo libro, ambientato sempre nel suo luogo di elezione, la Bellano, dove per anni Vitali ha esercitato come medico condotto. Siamo nel 1936, l'Italia ha appena conquistato l'Etiopia. Andrea Vitali, Le belle ceci, edito dalla Garzanti. Arriviamo al podio, aperto dall'ultimo viaggio di Giorgio Faletti, che ci ha lasciato Faletti prima della sua prematura dipartita, La piuma, impreziosito, ricordiamolo, dai bei disegni di Paolo Fresu, La piuma edito dalla casa editrice Baldini e Castoldi.
posizione numero 2 per Luca Bianchini, Dimmi che credi al destino, edito dalla Mondadori, e si riconferma al primo posto della classifica il più grande affabulatore siciliano, Andrea Camilleri, La nuova indagine del commissario Montalbano, La giostra degli scambi, edito dalla casa editrice palermitana Sellerio. Il libro che vi presentiamo stasera è un libro intenso da leggere, un libro che non racconta soltanto, ma vi riporta ad immagini straordinarie, a profumi forse dimenticati, ed è un libro bello da vedere perché ci sono delle foto spettacolari, un libro prezioso. Si chiama Prospettive diverse, scritto a quattro mani, Adelaide Maradei, Rachele Mura. Il sunto, se volete, e l'obiettivo di questo libro è l'agricoltura, il ritorno all'agricoltura che nel nostro paese comincia a intravedersi. Però Adelaide Maradei e Rachele Mura dicono dell'altro, dicono che l'agricoltura non è una necessità, ma è una scelta esistenziale. Adelaide, cosa vuol dire? È una scelta esistenziale perché oggi si può scegliere di diventare agricoltori, di ritornare in campagna a vivere di questo mondo e a goderne tutti i benefici. È una scelta esistenziale perché oggi può rappresentare uno sbocco vero per uscire da questa crisi terribile che ha investito sia il settore dell'occupazione, quindi il mondo del lavoro, ma è una scelta esistenziale perché consente di diventare delle persone libere, perché dà prospettive nuove. Tra l'altro si punta moltissimo anche dal punto di vista istituzionale sull'agricoltura, ci sono incentivi sia dal governo centrale che dal governo regionale. Secondo te i giovani hanno colto, colgono queste nuove opportunità? Qualcuno ha colto, anzi molti per la verità, ed è successo anche da noi in Calabria. Io mi auguro che questa tendenza sia al rialzo, insomma, che molti capiscano e comprendano la necessità. Io vivo l'esperienza di un territorio che ha visto e continua a vedere, grazie a Dio, il ritorno dei giovani che, nonostante gli studi, nonostante abbiano acquisito altre specializzazioni, nonostante esperienze fuori, ritornano per dedicarsi a questa straordinaria avventura che è l'impresa agricola. E quello che viene fuori anche dal libro è l'evolversi di questo settore, perché oggi ci sono tecniche nuove, ci sono mezzi diversi, quindi è un mestiere che è cambiato radicalmente. Cambiato radicalmente, io nel libro lo diciamo, si è passati da una situazione in cui, insomma, l'agricoltore era rappresentato un po' dal numero dei buoi utilizzati per lavorare i campi, e quindi anche in relazione a queste cose si misurava la ricchezza, la capacità, no, di produrre lavoro e produrre economia. E oggi si è passati a queste nuove tecnologie, quindi l'utilizzo di mezzi sempre più sofisticati, diciamo anche sempre più griffati, per ridere un po', per scherzarci su, ma è così. Da contadini a imprenditori, dunque. Da contadini a imprenditori, rimanendo però sempre contadini nel cuore, perché quello non si abbandona mai, si rimane sempre legati alla terra, con le stesse dinamiche con cui lo si faceva tanti anni fa, un secolo fa, ma anche di più. Rachele Mura, il libro è sicuramente concreto, reale, come sa esserlo un lavoro duro, quale quello dell'agricoltura, però ci sono altri aspetti che riportano alla nostalgia, alla poesia, il passato. Ci sono delle foto in bianco e nero splendide di quando l'agricoltura era fatta con la zappa, con le mani, e ci sono dei pensieri, ci sono delle poesie, il rombo del motore. È una scelta questa per raccontare a tutto tondo quello che è l'agricoltura. Assolutamente.
La scelta di appunto anche cogliere l'aspetto poetico, l'aspetto delicato, anche un po' sognante, in modo da cogliere tutta la bellezza, insomma, dell'agricoltura, e ovviamente non potevamo non, insomma, non mettere un accenno a quello che è il modo in cui noi immaginiamo anche il passato dell'agricoltura, quindi ovviamente le foto del vecchio trattore, della vecchia trebbiatrice, pensieri che appunto si ricollegano al modo di vivere nel passato l'agricoltura. Passato, presente e futuro, in mezzo l'arte e anche le canzoni. Esatto, questa è stata una scelta molto, molto istintiva, molto naturale, quella veramente di utilizzare quante più forme di espressione possibile: la fotografia, l'illustrazione, la poesia, la filastrocca per bambini, dei piccoli pensieri in forma di storie, in modo appunto da poter spaziare con leggerezza su un tema così importante e cruciale. E vi voglio lasciare con questo pensiero: la storia è fatta dai contadini e le grandi rivoluzioni spesso sono partite dalla campagna. Attraverso una lettura poetica del mondo agricolo proviamo a leggere il mondo in cui viviamo, il nostro tempo, i nostri valori, ciò che abbiamo buttato via e che potrebbe essere recuperato se solo gli occhi e il cuore non fossero così accecati da prospettive ipocrite ed inconsistenti. L'agricoltura, come bagaglio di conoscenze e di saperi, offre spunti e metodi di indagine che, se applicati alla vita degli uomini ed al loro agire, inducono a riflettere seriamente circa l'essere e il divenire di ognuno. Ben ritrovati con Calabresi al Top, la rubrica che anche questa settimana chiude la puntata di Segnalibro. E la chiude degnamente perché è dedicata agli autori calabresi che più hanno venduto durante la settimana, una classifica che, ricordiamolo, prevede 6 posizioni. Andiamo ad analizzarla nel dettaglio. Posizione numero 6 per il bel saggio La Grande Cosenza del giornalista Fabio Melia e del professor Mauro Minervino, per la fondazione Attilio Elena Giuliani della Luigi Pellegrini Editori di Cosenza. Quinto posto per la professoressa Renata Ciaccio, L'inferno è dirupato, i valdesi di Calabria fra resistenza e repressione, un magnifico saggio edito dalla casa editrice di Torino Silvio Zamorani. Quarto posto per un duo di eccezione, il giudice Nicola Gratteri e Antonio Nicaso, ricordiamolo uno dei massimi esperti del fenomeno dell'andrangheta a livello mondiale, Oro Bianco, storie di uomini, traffici e denaro dall'impero della cocaina, appunto l'oro bianco del titolo. L'editore è la Mondadori nella collana Strade Blu. Parte alta della classifica, aperta dal Don Giacomo Panizza, La mafia sul collo, l'impegno della Chiesa per la legalità nella pastorale, edito dalla Edizioni Deonian. Questa è una piccola forzatura che ci permettiamo: Don Giacomo Panizza è nato a Brescia ma ormai vive da 40 anni alla Lamezia Terme, dove opera in modo straordinario. Posizione numero 2 per Mario Rossetti, che racconta la sua incredibile vicenda giudiziaria, al giornalista Sergio Luciano, Io non avevo l'avvocato, una storia italiana, edito da Mondadori. E si conferma al primo posto della classifica, trainato dal trionfo del film che ne è stato tratto, Ai David di Donatello, Anime nere, dello scrittore Gioacchino Criaco, nativo di Africa, dove appunto è ambientato il libro e anche il film. L'editore è la Rubettino di Soveria Mannelli. Con questo è tutto, noi vi ringraziamo, vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Segnalibro, ricordandovi ancora una volta che i libri per vivere hanno bisogno di noi e noi di loro. Alla prossima!